ti faccio te chiedere vicino. Io vi do il benvenuto a questo incontro. Grazie. Con Stefano Bonaccini, che oggi è il nostro ospite, che è un componente della segreteria nazionale, responsabile nazionale enti locali, al quale facciamo un applauso e gli diamo il nostro benvenuto. Immagino che venendo in macchina Stefano si sia chiesto perché noi abbiamo fatto in un luogo, diciamo così, lontano rispetto a Chieti e Pescara un incontro di questo tipo. Innanzitutto perché qui, in questi luoghi, ci sono tanti sindaci in carica, qualcuno è ricandidato per il secondo mandato, c'è tanto buon governo del Partito Democratico, ci sono tanti sindaci bravi, attaccati al loro territorio. Io non li saluto tutti io stasera perché altrimenti li dimentico, quindi faccio diciamo, una brutta figura, però gli do il benvenuto e li ringrazio per il lavoro che fanno ogni giorno, perché tu immagino che ne sentirai tanti e sai quanto il ruolo del sindaco in questo periodo sia importante e soprattutto sia il front office con i cittadini e debba raccogliere tutto quello che è lo stato d'animo dei cittadini, dal momento più brutto al momento più importante della vita di un cittadino. Il sindaco è sempre il primo punto di riferimento, e quindi io ringrazio i sindaci e tutti gli amministratori per il bel lavoro e importante lavoro che fanno in questo territorio. Stasera Domenico Bucciarelli, che è il sindaco di Farafiglio Rumbedri, che poi ti racconterà anche la storia che tu volevi conoscere rispetto all'origine del nome del paese, farà il saluto a nome di tutti quanti. E poi presentiamo tutti i candidati che ci sono e che in questa competizione stanno dando anima e corpo per il proprio territorio e per il Partito Democratico. Quindi io do la parola a Domenico e lo ringrazio per averci ospitati. Io saluto tutti e ringrazio davvero per questo avvenimento che è molto importante. Molto importante, lo dico a Stefano, ci diamo del tu, è molto importante in questa zona perché è la zona della Valpicora, è la zona della montagna, è una zona molto importante. E ringrazio Chiara per aver ricordato il ruolo dei sindaci di quest'anno. Io ne vedo tantissimi qui, da Orlando a Rocco, Rapino, Rocco Montebiano. Tu, anch'io rischierei di mancare qualcuno, Donino è inaugurato che in questo momento è candidato alla regione, è davvero un ruolo importantissimo in questo momento e bisogna con spirito di abnegazione dedicarsi, io credo quasi completamente oramai, al lavoro di sindaco. Le persone hanno bisogno di una persona, di una figura che sia lì vicina, che senta vicina. Qualcuno mi, a volte su questo forse si farà anche un po' di campagna elettorale, mi accusa di un comportamento un po' irruento, ma è forse soltanto, e credetemi, la voglia di voler dare di più e di avere quella rabbia dentro di non poter dare di più in questo momento. Quello che possiamo dire comunque, che ce la stiamo mettendo tutta, so che tutti i miei amici e sindaci di questa zona ce la stanno mettendo tutta. Io vedo Rocco, vedo Orlando, spero Rocco Montepiano non si vota, davvero sì, spero che tutti quanti vengano confermati per il lavoro, per l'enorme lavoro svolto. Certo servono i fatti, ma il cuore è importante, quindi buona serata a tutti. Allora io, Stefano, ti volevo presentare un po' i nostri candidati sindaci. C'è Rocco Cocciaglia, che è il sindaco di Rapino, che ha amministrato egregiamente in questi anni e oggi è ricandidato e noi tutti lo sosteniamo, anche perché vive una battaglia abbastanza complicata nel suo comune. E Tonino Inaugurato, che oggi riveste il duplice ruolo di candidato, è candidato in consiglio regionale ed è anche candidato sindaco nel suo comune, un comune che storicamente è sempre stato nel centro-sinistra e sono sicura che continuerà ad essere tale. E lui non è candidato, Orlando, però è come se fosse candidato, perché è un sindaco a disposizione di tutti quanti i colleghi ed è sempre pronto a fare campagna elettorale. Quello lì accanto non te lo presento perché è il tesoriere regionale, quindi sorvoliamo, diciamo, perché è quello che poverino ha oneri e onori di un ruolo complicato.
Poi c'è Massimo Di Giannantonio, che è il nostro candidato in consiglio regionale ed è il candidato, diciamo, è una di quelle persone che ha messo a disposizione, un professore universitario e un professore di psichiatria, una persona molto importante, tra l'altro è anche importante dal punto di vista mediatico, spesso ospite in trasmissioni televisive su Rai 1, quindi poi ti capiterà quando finirà la par condicio di rincontrarlo sui canali nazionali. Domenico Molino è un amministratore locale, è un candidato ed è, diciamo, uno di quelli attaccati al suo territorio, ed è, insomma, è un amico, è responsabile degli enti locali. Ed è responsabile degli enti locali regionale, quindi insomma è tuo diretto, quindi no, fallo trottare. Nando Marinucci, che è il candidato sindaco di Torrevecchia, anche lui sta facendo una battaglia complicata nel suo comune. Ed è accanto a lui c'è il segretario del PD che lo sostiene in questa corsa. E poi c'è, io avevo visto prima Sabrina, dove sta? Eccola lì. È la candidata del comune qui accanto, che è anche la segretaria del circolo territoriale. E che chiaramente ci ha portato l'elettore più giovane del Partito Democratico. Eccolo lì. E poi c'è il candidato di Bucchianico, che è Gianluca, che per la prima volta diciamo si è avvicinato alla politica e ha dato la sua disponibilità ad essere candidato sindaco in una battaglia importante, ma la sta facendo con un entusiasmo ed è riuscito a trascinare con entusiasmo un circolo che è quello nostro locale e tutti i nostri militanti in una battaglia che secondo me questa volta ci vedrà vincitori in un comune dove facendo, diciamo, i dovuti sconti che dovrebbe. Il sindaco di Frisa, con cui tu hai parlato e che comunque è una persona impegnata nella vicenda dei piccoli comuni, prima te ne ha parlato, c'è il sindaco di San Martino sulla Marucina, prima l'avevo visto, dove sta Luciano? Eccolo lì, insomma c'è una squadra, ci sono amministratori locali, c'è il capogruppo di Guardia Grele, ci sono i consiglieri comunali, insomma noi abbiamo una squadra, il Partito Democratico c'è su questo territorio, c'è in tutta la provincia di Chieti e io devo dire di essere veramente orgogliosa di questo partito. Questa tornata elettorale sono sicura che ci darà tante soddisfazioni. Io prima avevo visto anche Silvio Paolucci, mi era parso di vederlo, è andato via, ha fatto ciao, è andato via, comunque insomma lui lo conosci. E quindi io stasera ti volevo presentare questo bel gruppo, questi amministratori, appunto come ti dicevo c'è anche qualche consigliere comunale della mia città, il mio segretario cittadino che prima di iniziare a fare il segretario cittadino aveva i capelli, oggi non li ha più chiaramente perché la campagna elettorale e l'impegno dell'opposizione a Chieti comporta anche la perdita dei capelli, a parte gli scherzi. Quindi io ti volevo presentare a loro e ti volevo dire che questo è quello il nostro patrimonio, che è fatto di donne e di uomini che tutte le mattine si alzano e con passione militano in un partito perché ci credono e perché vogliono cambiare questo territorio e questa regione. Tra un po' arriverà Luciano D'Alfonso, io intanto, prima che arrivi Luciano, voglio dare la parola a questa signorina bionda che forse qualcuno di voi conosce e qualcun altro no. Si chiama Alexandra Coppola, lei è il vice segretario regionale del Partito Democratico ed è anche un componente direzione nazionale del partito. E vi dico una cosa, lei è di Torre dei Passeri, quindi della provincia di Pescara, però conosce bene la provincia di Chieti in virtù di un legame di amicizia con molti di noi, con me. Io le ho sempre raccontato, diciamo, la storia dei 104 comuni della provincia di Chieti, gli ho fatto conoscere il territorio, l'ho portata in giro, penso che ormai lo conosce abbastanza bene, anzi riesci anche ad arrivare in centro a Chieti senza perderti, quindi ormai sei, diciamo, abbastanza preparata e abbastanza brava da poter essere un dirigente regionale di qualità. Quindi io ti do la parola e poi chiaramente io non l'ho presentato, ma dubito che abbia bisogno di presentazioni. No, mi pare che lo conosciate, quindi, e mi pare che, diciamo, non ci sia nulla di, non c'è nessuno che ci possa rappresentare meglio a livello nazionale e chiaramente non te lo devo dire, te lo dico tutti i giorni, quindi no. Grazie. Buonasera a tutti quanti. Sì, preciserei anche una cosa, non solo conosco Chieti grazie a Chiara che
è una mia amica nella vita, poi abbiamo in comune da tanti anni anche questa passione politica, e so anche la differenza tra i teatini e i chietini, perché io le più grandi discussioni le avute con lei quando arrivavo a Chieti Alta, Chieti Città, e dicevo no, ma sti chietini, no, teatini, se devi dire qualcosa. Che dire, mi fa sempre piacere venire nella provincia di Chieti, è una provincia sempre partecipatissima, c'è tanto calore, c'è tanta partecipazione, questa cosa io la devo ammettere, delle volte trovo anche questa mancanza nella mia provincia, che è sempre una provincia complicata, che è quella di Pescara. Poi, che dire, qui c'è un legame forte, sia di stima ma di affetto davvero col cuore, con Giovanni Legni, il nostro sottosegretario, che questa volta con orgoglio mi sento dire che fa anche una cosa che sa fare meglio di quello che faceva prima. Noi abbiamo bisogno di lui, ah no, è vero, l'editoria era una buona delega, ma noi abbiamo bisogno di tante cose, abbiamo anche il problema con L'Aquila. Io credo e sono sicura che con Giovanni tutti quei problemi che c'erano e ci sono stati da questo momento saranno risolti, perché Giovanni è una persona che sta lì, sta sul pezzo e tutti i giorni trova il modo di creare e cercare nuove soluzioni. Tra poco arriverà anche Luciano D'Alfonso, quindi lo saluteremo poi tutti insieme. Faccio l'in bocca al lupo a tutti i candidati sindaco e a tutti i candidati alla regione. È una cosa che ci tengo a dire, ovunque lo dico e lo faccio, che io sono stata nella componente del periodo del congresso renziana. Vorrei dire anche qui, in questo paese, con questo sindaco alla mia sinistra, che renziani non esistono più. Finalmente siamo un partito unico, abbiamo un segretario, mi sento di dire di smetterla con queste storie, abbiamo un obiettivo, vincere la regione Abruzzo. Non abbiamo tempo da perdere in chiacchiere e diatribe, diamoci davvero la forza propulsiva, perché noi non possiamo permetterci il lusso di avere un altro 5 anni di governo di centrodestra. Non dico altro, buon proseguimento. In attesa che arriva Luciano, spendo qualche parola e poi diamo spazio a Stefano Bonaccini, che io voglio ringraziare per essere qui in questa bella assemblea di mobilitazione per i plurimi impegni elettorali che ci attendono, e parto da quelli più importanti, che sono quelli dei comuni, come ha detto Domenico poco fa. Innanzitutto, per fare bocca al lupo per davvero a tutti i candidati che sono presenti, a sindaco, a consigliere, e a quelli che non ci sono qui questa sera e che arriveranno, alcuni arriveranno anche dopo. Sappiamo qual è il pathos, qual è l'impegno, qual è la determinazione che ciascuno di voi ci mette nel combattere nel proprio territorio, nel proprio comune, e sappiamo quanto è complicato in questo momento storico, a valle di anni difficilissimi per gli enti locali. Lo sanno i sindaci che sono in carica e che sono ricandidati. I 5 anni che abbiamo alle spalle sono stati i peggiori per la nostra economia, i peggiori per le condizioni sociali, ma i peggiori anche per gli enti locali, per conseguenza diretta delle vicende economiche e sociali che ci hanno riguardato, in cui fare il sindaco non era, come accadeva alcuni anni prima, di per sé produttore di consenso, non generava consenso di suo. Prima il sindaco, in quanto sindaco, era capace, diciamo, di mobilitare, di coinvolgere, di dare risposte. Questi anni è stato molto difficile e voi lo sapete bene, adesso non voglio spendere argomenti su questo tema, se non dire una cosa, l'ho detto l'altra sera in questa bellissima assemblea che ha organizzato Rocco Cocciaglia, che vive la condizione più dura in cui sono state, non che le altre siano Bucchianico e Torrevecchie non ne parliamo, e Predoro non ne parliamo, ed altri ancora, ma insomma lì sono state utilizzate armi improprie, diciamo così, per poter contrastare una buona amministrazione. Lo dicevo, e
onesta, trasparente, seria, che una delle soddisfazioni di questa fase politica e anche della fase conclusiva del precedente governo e soprattutto dell'avvio dell'attuale governo a guida Matteo Renzi, di cui mi onoro di far parte, che noi abbiamo finalmente rideterminato una condizione di agibilità finanziaria per gli enti locali, di quadro di certezze finanziarie, cosa che non c'era. IMU, non IMU, si toglie, si mette, tagli, riduzioni, fondi di riequilibrio, confusioni, cose che voi avete vissuto. Adesso vi è un quadro definito. Proprio ieri mattina abbiamo fatto un incontro, una riunione che si fa settimanalmente con il Ministro dell'Economia, nel quale ci siamo detti sulla base del programma di governo che conoscete, che conosciamo, che si avvierà il percorso per riformare o superare questo benedetto, maledetto patto di stabilità degli enti locali che ha determinato i problemi che conosciamo, di ristrettezze, anch'esso nella sua irragionevolezza, figlio della crisi finanziaria di questi anni. Il patto non è altro che una museruola alle potenzialità finanziarie che a volte sono disponibili per i comuni, per gli enti locali. Insomma, io penso che nei prossimi anni, parallelamente a un percorso di ripresa che allo Stato è timida ma che è destinata ad essere rafforzata nel prossimo futuro in virtù delle misure che sono state adottate e che saranno adottate, pensiamo a questo cantiere enorme annunciato qualche giorno fa di riforma della pubblica amministrazione. Io questa mattina ho fatto una riunione con i presidenti delle quattro camere di commercio allarmati: si chiude, non si chiude, si abolisce il diritto camerale, non si abolisce. Ho detto: qua se si mette in discussione tutto, il Senato, le province con la riforma che c'è stato, tutti gli assetti istituzionali, bisogna che anche le Camere di Commercio facciano la loro parte. Meno burocrazia, più capacità di supportare le imprese, in particolare nella direzione dell'innovazione e dell'internazionalizzazione, per dire che siamo dentro un percorso di grande cambiamento. E quindi capite che la sfida elettorale vale per i vostri comuni, per i nostri comuni, ma vale per il Paese. Questo è il punto che abbiamo di fronte. Ecco perché noi qui questa sera, con l'aiuto di Stefano Bonaccini, vogliamo tentare di trasmettere una quota di consapevolezza in più, che so che voi avete perfettamente e lo dimostrate quotidianamente. Punto primo: in questo territorio le esperienze di governo di centrosinistra, seppur nel contesto di liste civiche, a volte anche eterogenee, ma comunque di solida presenza del centrosinistra, fatto qualche eccezione, sono relativamente recenti, sono giovani. E questo significa che occorre un supplemento di impegno in più, perché le conquiste di questi anni non sono irreversibili, e occorre anche un dato di solidarietà territoriale, di area. Lo sappiamo perfettamente che ciascuno di noi può fare qualcosa a Rapino, a Fara, a Bucchianico, a Torrevecchia, a Pretoro, dappertutto nei comuni dove si vota, e bisogna farlo, perché è una battaglia che non riguarda solo loro, ma riguarda appunto una nuova classe dirigente che in questi anni si è affermata e che è stata espressiva di buon governo in quel contesto di difficoltà e di rinnovamento e cambiamento che molto altro potrà dare nei prossimi anni. Il secondo punto, la seconda sfida che conosciamo, che ci appassiona, ci sono alcuni candidati qui presenti che sono stati citati. Io, non essendo candidato, sto lavorando come se fossi candidato. Oggi sono stato a Teramo, nella Valfino, in un posto sotto il Gran Sasso, cose incredibili che si vedono nella provincia di questo presidente scaduto, che certamente non sarà più presidente, una condizione che, lo dicevo mi sembra a Rocco poco fa, le nostre strade che sono, insomma, non stanno messe bene in confronto, sono autostrade rispetto alla situazione di dissesto territoriale, di incuria, di difficoltà. Questa mattina sono stato sempre a Teramo, all'università
con il ministro Giannini, Stefania Giannini, che è un ottimo ministro dell'istruzione, per una manifestazione molto partecipata, importante, con il rettore, con i tre rettori delle università. Il presidente scaduto della regione non c'era, per dire, nella sua città, nella sua università, con un ministro della Repubblica. Viviamo una condizione che ha queste caratteristiche, questi connotati, in cui certo anche lì, in un contesto di difficoltà, ma si registra sempre più, girando, osservando, ascoltando, un fallimento clamoroso di questa esperienza di governo. Ecco perché io sono fiducioso che si potrà determinare un cambiamento. Si sa, qui come altrove, ormai si va riorganizzando un confronto che passa sempre più attraverso questa contrapposizione tra la buona politica e la demagogia e il populismo, di cui sono campioni e campione il movimento di Grillo, il movimento 5 Stelle, piuttosto che una competizione tra noi, i nostri antichi avversari politici. E questo mi porta dritto, prima di spendere un'altra parola sulla regione, al tema delle europee. Noi siamo molto concentrati sulla competizione regionale, così è coinvolgente, una partita importante che riguarda il nostro futuro, che riguarda il futuro del sistema sanitario, piuttosto che delle infrastrutture, delle attività produttive, della capacità della nostra regione di riprendere il cammino della crescita, dello sviluppo, della creazione di posti di lavoro. Ma la sfida delle europee, poi lo dirà Stefano, non è meno rilevante, non è meno importante. Guardate che io ci riflettevo questa mattina più che nei giorni passati, nelle settimane passate. Noi siamo in presenza di un tentativo che ciascuno di noi può valutare come ritiene: benissimo, bene, buono, ma siamo nel pieno di un tentativo di cambiamento di questo paese. C'è una possibilità alternativa oggi per fare in modo che possiamo uscire con l'utilizzo delle normali leve democratiche, di esercizio democratico del governo, da questa difficoltà? Se dovesse subire una battuta di arresto, io sono convinto che non accadrà, ma se dovesse accadere, quale scenario si aprirebbe nei confronti del nostro paese? E qual è il segno politico più incidente su questo rischio, che o non rischio, dipende dai punti di vista, di arresto o comunque di difficoltà in questo cammino, se non la cifra delle elezioni europee, che è quella a quale in Europa e in Italia si guarda di più? Non è un dettaglio questo, lo dico non per sostenere una competizione che di per sé è rilevante, ma vi è un rilievo per l'Europa e per l'Italia straordinario, molto più che nel passato. Questo tema della demagogia, del populismo, coinvolge l'intera Europa, e in Italia assume una connotazione più incidente, più profonda, più violenta verbalmente che altrove, una vena distruttrice anche di tentativi seri di cambiare le cose, come quelle che stiamo ponendo in essere da tempo nel nostro paese, che con un percorso difficile. Io ieri sera, lo dicevo prima, sono stato a Perugia a una manifestazione a sostegno del nostro sindaco, ricandidato a Perugia, un'assemblea con il mondo delle imprese, quindi per parlare dei provvedimenti economici del governo, e a fronte di sollecitazioni ho utilizzato questa metafora. Noi siamo, il nostro paese è come un convalescente dopo una grave malattia traumatica. Il convalescente comincia a rivedere la possibilità, ricammina, esce, prende aria, prende il sole, rivede la possibilità di recuperare la salute, di recuperare la vita, la sua agibilità, e questi sono i segni della ripresa che noi vediamo, di un recupero di fiducia che c'è anche in virtù delle decisioni che si stanno prendendo. E a quella persona, a quel convalescente, se somministri la terapia giusta, se vede che giorno per giorno c'è un miglioramento, passo dopo passo si va nella direzione giusta, ce la farà.
ma se dovesse subire una nuova battuta di arresto per qualunque motivo, per in virtù di una ricaduta, dopo che siamo ricaduti nel 2010-2011 in un modo traumatico con la crisi finanziaria che ha coinvolto tutte e tutti, che ha generato un abbassamento drastico del livello di reddito e di occupazione, allora sarà molto complicato che il nostro paese ce la farà. Questo è il senso profondo di questa sfida, che va oltre ogni elezione importante, ce lo diciamo sempre, che ci giochiamo tutto, ma per davvero di fronte noi abbiamo due possibilità: una che il centro-sinistra e il Partito Democratico, che questa fase si consolidano, che il risultato elettorale, certo dei comuni, certo delle regioni dove votiamo, ma soprattutto delle europee, diano nuovo slancio a questa fase di cambiamento del paese, o comunque lo sostengono a questa fase. Due, rischiamo di subire una battuta d'arresto sull'onda di una montante propaganda distruttrice che ignora anche le cose più semplici, più visibili, più concrete, come questa banalizzazione della riduzione dell'IRPEF, che è inaccettabile, inammissibile. Io mi occupo di finanza pubblica da diversi anni, non c'è mai stata un'operazione redistributiva di questa entità, di questo significato sociale, come quello. Abbiamo tolto a chi ha di più, ai grandi dirigenti, ai grandi. Quante volte ce l'avete chiesto, ce lo chiedono i cittadini, ma perché non abbassate, ma perché non riducete i costi della politica, ma perché alcune cose sono state fatte serie, per darle a chi? Ai redditi bassi, e quindi al circuito virtuoso dell'economia, e quindi ai consumi, e quindi alla riduzione, alla prima riduzione significativa dell'IRAP, questa imposta odiosa per le imprese, ed è il primo passo, ed altro dobbiamo fare ancora di più per il prossimo anno e per gli anni a venire, con scelte molto coraggiose, perché le condizioni della finanza pubblica non sono tali da ritenere che questi risultati sono acquisiti e sono stabili nel tempo. Ecco la partita che noi abbiamo di fronte, che è una partita, ripeto, molto molto importante, e quindi sosteniamo questi nostri candidati che meritano, uno per uno, per la loro consistenza, per la loro capacità, per il loro prestigio, il nostro sostegno, i candidati sindaci. Sosteniamo il candidato presidente Luciano, che sta facendo un grande lavoro, sta girando, non si risparmia, come lui è capace di fare, e dovrà animare insieme a voi, insieme a noi, ai sindaci, ai candidati, a chi sarà eletto. Vedo che è arrivata Cettina Di Luzio, che è la candidata più territoriale, diciamo, più radicata in questo territorio, e Ramona, che è il candidato sindaco a Casalincontrada, che salutiamo. Battiamoci anche per le elezioni europee. Io non sto qui questa sera qui a dire le preferenze o non preferenze, perché ciascuno di voi, ciascuno di noi sceglierà chi vuole scegliere. Vi dico che cosa, chi voterò io, e questo non uno, mi sento di dare un ottimo un sostegno convinto a Gianni Pittella, vicepresidente del Parlamento europeo, che sarà con noi il 14, faremo una manifestazione a Chieti, siete tutti invitati, saranno invitate altre persone, con lui che ha avuto un ruolo di primissimo ordine in Europa in questi anni, che io mi auguro lo avrà ancora, non è un motivo, non è un caso che la Segreteria Nazionale del Partito abbia concesso a lui una deroga, perché è una legislatura ulteriore rispetto a quelle possibili. Perché insomma lui è uno degli uomini più stimati nel Parlamento Europa e nel consesso politico istituzionale europeo. Secondo, un sostegno a questa scelta coraggiosa, importante, di candidare cinque capoliste donne nel nostro paese, quindi un voto a Pina Picerno, a sostegno oltre che della candidata di questa scelta importante che è stata fatta. Terzo, ciascuno di noi poi fa una scelta, può fare una terza scelta, uno dei tre deve essere di genere diverso dagli altri due. Io voterò un altro candidato,
che si chiama Paolucci, che non c'entra niente con Silvio Paolucci, che viene dalla Campania. Noi abbiamo provato a spendere una candidatura importante, ma ciascuno di voi, so che altri hanno orientamenti diversi, di dare altre preferenze, però facciamolo questo lavoro, fatelo anche voi candidati sindaci. Io lo so, ho fatto anche io il candidato sindaco molte volte, che le liste civiche, che i motivi locali, ma insomma almeno presso l'elettorato storico nostro e anche oltre, perché vi è una quantità di persone che è molto attenta a questa fase, che è consapevole dei rischi che corre il nostro paese e anche delle potenzialità che abbiamo di fronte a noi. Facciamolo questo ulteriore sforzo per vincere nei comuni, per vincere in regione, per vincere alle elezioni europee. Questo è l'invito che io vi volevo fare sommessamente, come si dice, sapendo che non è necessario, ma sapendo anche che un supplemento di impegno in questi 20 giorni, poco meno, che ci separa le elezioni, ci aiuterà ad avere un risultato importante appunto a tutti i livelli di governo. Sulla regione, chiudo, guardate, ci sono tanti significati in questa competizione elettorale, c'è un significato che ha a che fare con la capacità che abbiamo avuto in questi anni di rialzare la testa, quello che ci è successo lo sappiamo, lo sapete, non lo ricordiamo. In pochi anni siamo riusciti a vincere in moltissimi comuni, siamo riusciti a tornare competitivi, aggreganti, a competere, certo anche in virtù di contesti nazionali e generali che ci aiutano in queste direzioni, anche in virtù di demeriti altrui che sono visibili, ma siamo riusciti a tornare ad essere competitivi e abbiamo a disposizione la possibilità di cambiare questa regione, governarla per cambiarla per davvero, a partire da questo sistema sanitario comatoso che in questi anni è stato governato o sgovernato con l'approccio ragionieristico che conosciamo. Il risanamento bisognava farlo, ma non era questa via del risanamento, ve ne era un'altra, ne abbiamo parlato in più di una circostanza, ma vi è un altro significato, se me lo permettete, di cui una assemblea veduta, informata come quella di questa sera, è bene che non dico prenda cognizione, perché lo sapete, ma che si utilizzi anche questo argomento. Noi abbiamo avuto nel corso, riflettete a ciò che è accaduto negli ultimi 20 anni, in questo lungo ventennio inconcludente, pieno di problemi, di vicende regionali e nazionali, controverse, alterne, difficili, ma noi non abbiamo mai avuto una classe dirigente all'altezza di questo nome, matura, capace di affrontare le sfide che abbiamo nei comuni, alla regione, anche in Parlamento e nel governo nazionale. Io non sono un teorico delle filiere, questo argomento, cioè se governi a Roma devi governare giù fino al proprio comune, perché questo è un argomento che ha poco a che fare con il gioco democratico, ma sono un tifoso del fatto che una regione, e ce ne sono alcune che conosciamo nel nostro paese, finalmente riesce ad essere consapevole del capitale accumulato negli anni, anche del capitale fresco, del capitale giovane, di quello che abbiamo messo in campo in questi anni, fatto di rinnovamento, di giovani o giovanissime candidati, di donne candidate. Abbiamo solo in questo territorio 3 donne candidato sindaco, abbiamo candidata alla regione donne molto che hanno numeri, competenze e capacità, insieme alla grande esperienza e la professionalità degli altri candidati che sono stati nominati. Abbiamo cioè a portata di mano la possibilità che il centro-sinistra vinca, che il Partito Democratico sia il primo partito, di avere una regione amica, di una regione capace di fare ciò che i cittadini si aspettano, di un candidato presidente di una squadra munito di un programma forte, serio, ma abbiamo anche la possibilità concreta di superare la casualità di questi anni, l'approssimazione, la superficialità. E ve lo dico dall'osservatorio che io in questi anni, soprattutto in questi mesi, sono vivo quotidianamente, non c'è mai stata una considerazione così inconsistente, così di noncuranza dei problemi come quella che c'è
presso le istituzioni nazionali e anche le istituzioni europee nei confronti del governo di questa nostra regione. Quindi è una grande sfida, voi siete già protagonisti, potete esserlo con un supplemento aggiuntivo di sforzo a sostegno dei nostri candidati sindaci, dei nostri candidati a consigliere regionale, a sostegno del Partito Democratico e dei suoi candidati europei. Grazie e buon lavoro. Prima l'avevo detto che comunque mi sarei dimenticato di qualcuno, metto sempre le mani avanti, c'era anche Marcello Salerno che è il candidato sindaco di Ari, che prima avevo visto stava qua, non va bene. Eccolo là Marcello, scusami Marcello, non ti avevo visto e quindi commentare la mia memoria. Saluto anch'io Ramona e Concetta che sono reduci dalla presentazione della candidatura di Ramona, che è la candidata più giovane. Io te l'avevo detto che noi avevamo tante donne, tanti candidati giovani, c'è anche Katia che è il nostro candidato sindaco a Miglianico che credo arriverà più tardi, quindi insomma, hai visto che squadra? Dove le trovi le squadre così? Le trovi in giro? Non lo so, comunque insomma la provincia di Chieti sta qui e quindi stasera tocca a te salutarlo. Buonasera, grazie mille dell'invito. Oggi è stata una giornata un po' particolare perché ho fatto una conferenza stampa a Pesaro con Matteo Ricci e i candidati a sindaco di quella zona, poi ho trovato il diluvio, c'è stato credo anche un morto a Senigallia e un'altra situazione di allagamenti e dissesto idrogeologico, e penso Giovanni che il Presidente della Regione abbia chiesto lo stato di calamità. Dirò qualcosa tra un attimo perché questo è uno dei drammi di questo paese che se non affrontato noi rischiamo che ogni anno paghiamo un prezzo drammatico in termini di risorse che se fossero state investite nel passato nella prevenzione avrebbero avuto un costo molto più ridotto piuttosto che intervenire sempre nell'emergenza, e sapete che intervenire nell'emergenza si tolga un po' di risorse che sarebbero potute essere utilizzate per la parte magari del lavoro o produttiva. Vorrei fare un discorso non convenzionale perché è utile che tra noi evitiamo di farci gli auguri, i complimenti, ma proviamo a vedere cosa ci succede in questi 20 giorni. Io vorrei ci fosse la consapevolezza, come giustamente diceva Legnini, politica siamo abituati a dire che è sempre l'ultima spiaggia, ma che però è una partita particolarmente complicata quella che giochiamo. Lo è intanto perché si vota qui da voi poi in maniera particolare per l'Europa, e le europee sono state in questo paese mediamente un'elezione immaginata come distante da noi. Vi ricorderete ci fu un anno in cui Emma Bonino raccolse l'8,5% Partito Radicale, un'altra volta Di Pietro credo l'ultima volta prese l'8% a livello nazionale, cioè un voto che ti fa sentire molto più libero rispetto a quello che voti e che mediamente pensi non riguarda la tua vita quotidiana la mattina dopo, indipendentemente dall'esito. Insieme alle europee ci sono due grandi regioni, in particolare il Piemonte come diciamo, popolazione o meno, una regione importante come l'Abruzzo per tutte le vicende che sono successe, ne ricordava Giovanni, non ci voglio tornare io. Sono due regioni governate dalla destra, come era governata dalla destra la Sardegna, per la quale nessuno ci dava se non pochi vincenti, e noi invece poche settimane fa abbiamo riconquistato quella bellissima isola e riportata al centro-sinistra. E capite che se noi riusciamo in 3 mesi, lo dico anche rispetto al PD, a portare 3 regioni italiane importanti da destra al centro-sinistra, è evidente che un giudizio su ciò che è questa fase potrebbe trovare anche, come dire, una considerazione maggiore rispetto a quello che invece Beppe Grillo sta cercando di fare, e che è trasformare queste elezioni da elezioni europee, regionali, comunali. Si vota in Abruzzo per governare l'Abruzzo i prossimi 5 anni, si vota nei vostri tanti comuni di cui qui ci sono tanti candidati a sindaco o candidati nei consigli comunali, perché si voti nei vostri comuni e per i prossimi 5 anni quelle comunità abbiano un governo di un certo tipo. Beppe Grillo sta trasformando queste elezioni in un referendum su di sé per i suoi elettori: se non prendo molti voti me ne vado. E voi capite che il Movimento 5 Stelle, per quanto fatto di tanta gente anche per bene, senza quel simbolo e quel marchio lì qualcosa in meno varrebbe, no? E dall'altro lo fa e lo sta trasformando. Questa è la sfida che abbiamo davanti, che lui cerca di mettere in campo e dalla quale noi non dobbiamo cadere nel tranello. Lo sta trasformando in un referendum su Renzi e il suo governo. Il governo Renzi ci sarà anche il giorno dopo, a prescindere dal voto che avrà il PD e gli altri partiti in Europa,
e a prescindere dal voto che ci sarà nelle due regioni in cui votiamo, compresa questa nei comuni. Ma certamente, se il giorno dopo alle europee ci sarà un'avanzata del Partito Democratico, magari anche consistente, avremo strappato altre due regioni dopo la Sardegna e vinto in tanti comuni, è evidente che, non per rispondere a Grillo, ma per rispondere all'esigenza di questo Paese, di vedere rafforzato anche in un voto popolare, anche per come è nato il governo Renzi, non passando dalle urne, noi avremmo certamente una stagione per la quale, anche laddove si vota e magari si vinca, ci può essere, come dire, la possibilità e più serenità per provare a fare le grandi riforme che abbiamo in mente per cambiare l'Italia. Perché è una situazione particolare? Intanto lo è perché in Europa non è più una sfida solo tra destra e sinistra. La vera incognita, perfino quasi la certezza e il rischio di queste elezioni, è che noi in tutta Europa avremo un'avanzata forte dei cosiddetti movimenti o partiti populisti. Avete visto cosa è accaduto in Francia poche settimane fa? A me viene la pelle d'oca a raccontarlo, ma un partito dichiaratamente neofascista è stato il primo partito in Francia col 30%, ha vinto in tanti comuni e noi abbiamo l'avanzata in tantissime realtà di questo continente, in cui sappiamo cosa successe 70 anni fa, di partiti dichiaratamente neofascisti, qualcuno perfino antisemita. E dall'altra parte movimenti come Grillo, post-ideologici, come si definiscono, vedete come sta sempre attento, oggi che sa che la frana e il crollo di Forza Italia potrebbe favorire lui, perché c'è una parte della destra italiana che ha sempre avuto un sentimento antistatalista, contro le regole, contro lo Stato, contro le istituzioni, che potrebbe trovare in chi promette lo sfascio o gioca sulla disperazione un voto di protesta. È evidente che noi abbiamo il rischio di un voto che già è vissuto come libero, che non riguarda te e la tua famiglia, e che veda un'avanzata di forze che mettano a rischio non tanto noi o il governo, l'idea di un'Europa che noi dobbiamo pretendere sia diversa, profondamente diversa da quella che è stata in questi anni. Se noi diciamo solo in questi 20 giorni più Europa, potremmo perfino trovare qualcuno che ci dice: volete continuare così? Cioè con le banche che invece che fare l'accesso al credito alle piccole e medie imprese che hanno bisogno, hanno aiutato coloro che speculavano, no? E cercavano rendite? Volete fare in modo che i burocrati a Bruxelles misurino i centimetri delle zucchine degli agricoltori e non mettano in campo invece un'operazione di redistribuzione di risorse per fare investimenti? Penso a tutte le comunità, i vari paesi, le regioni, i comuni, eccetera. Immaginiamo un'Europa nella quale appunto si risponde più alle banche centrali che invece ai bisogni dei popoli, in Europa che in questi anni ha dato e ha premiato più la speculazione, la rendita finanziaria, piuttosto che il lavoro materiale, le imprese, le famiglie e i cittadini. Guardate che questa è la sfida. Per cui nel momento in cui per la prima volta succede che le generazioni che per 70 anni sapevano sarebbero state meglio di quella precedente, i nostri figli sanno che staranno peggio di noi. In Europa questo ha portato milioni di posti di lavoro, decine di milioni di posti di lavoro in meno, ha portato il fatto che chi si alza una mattina e dice che la colpa di quello che sta succedendo, ricordandoti che prima stavi meglio, guardate che quello è il tema del ricorso e il ritorno alla lira, far ricordare agli italiani una stagione, un periodo in cui tutto sommato il lavoro c'era di più, e dall'altra parte il fatto che è arrivata una moneta che sembra la causa di tutti i mali, e insieme a questa troppi immigrati, no? Il fatto che c'è sempre un nemico che ha portato te, la tua famiglia o la tua impresa a stare peggio di come stavi prima. Questo è il rischio. E guardate che questo è un rischio che incrocia in Italia un fenomeno che è il discredito dei partiti, mai avuto così alto, sì, durante Tangentopoli, dopodiché durante Tangentopoli la gente andava a casa la sera, aveva da dare e mandare ai propri figli, gli imprenditori non chiudevano l'impresa. Oggi l'incrocio di questa drammatica crisi politica, di credibilità del sistema politico, si incrocia con una crisi economica e sociale che noi non abbiamo mai vissuto. È così in tutta Europa, e il dramma vero è che una situazione del genere noi l'abbiamo vissuta una volta in questo continente. Negli anni 30 del secolo scorso accadde la stessa cosa. Io non voglio spaventare nessuno, ma allora la crisi dei parlamenti, con milioni di posti di lavoro perduti, portò che qualcuno andò nelle piazze a raccontare che serviva chi decideva da solo contro la politica, i partiti e i parlamenti che non decidevano, e si poteva fare da sé. Questa è stata la nascita di stagioni che hanno portato a dei regimi. Io lo dico non per spaventare, lo dico per non banalizzare nemmeno noi però quello che ci sta succedendo.
Ora, perché è nato il governo Renzi? Diciamoci la verità. Non per mandare a casa un galantuomo come Enrico Letta, peraltro persona stimata in Italia e in Europa. È nato perché se io chiedo a voi di ricordarvi un provvedimento del governo Monti o uno del governo Letta, del primo ricorderete probabilmente la riforma Fornero con gli esodati e le pensionamento, di quello del governo Letta che ha preso anche provvedimenti utili e giusti, ricorderete probabilmente, lo dico ai sindaci, le file per pagare l'IMU, dove la gente voleva fare il proprio dovere, non sapeva nemmeno cosa andava a pagare e quanto costava. Ha ragione Giovanni, per la prima volta si sta mettendo almeno qualche paletto rispetto alle necessità e alle ragioni e le comprensioni che gli enti locali, coloro che amministrano, devono sapere di cosa corrispondere ai propri cittadini, anche rispetto a ciò che gli arriverà. Ora, il governo Renzi nasce perché in questo paese, mai come oggi, c'è bisogno di tenere insieme fatti concreti. Dico quel che penso io, non so se condividete, ma gli 8 milioni e mezzo che ha preso Grillo l'anno scorso non sono frutto di gente che tutta ad un tratto è diventata grillina, secondo me. Ce n'è una parte, forse anche una gran parte, che ha dato un voto lì per darci uno schiaffo anche a noi, in nome di anni e anni e anni in cui si sono succeduti governo anche di segno e di colori diversi, ricorderete i 20 mesi dell'Unione, in cui litigavano 16 partiti tutti i giorni, per i quali molte volte sono state fatte promesse e a quelle promesse non è mai conseguito un fatto, è vero o no? E il vero che il tempo e la rapidità a volte non è amico del bene, ma o noi in fretta prendiamo dei provvedimenti per il paese, come il governo Renzi sta facendo o provando a fare, oppure noi rischiamo che anche questa esperienza che sentiamo in giro, anche in tanti che non l'hanno votato al congresso, ma quando ti fermano ti dicono non sbagliamo mica anche stavolta, alcuni arrivano perfino a dire l'ultima carta che ci è rimasta per evitare di vedere il centro-sinistra tornare al governo fra 20 anni. E perché lo dico questo? Non per... ciao, stavo per dire... vabbè, ciao, ciao Luciano. Perché questo? Perché noi abbiamo bisogno di dire che abbiamo capito la lezione anche noi. E dunque, più che le parole e le promesse, noi vogliamo che ogni proposta corrisponda una cosa che succeda. Ora guardate, questo lo dico perché in questi giorni, in queste settimane, vedete che stanno arrivando anche insulti, insulti anche pesanti. Io a tutti dico di non farsi saltare i nervi, di non perdere la pazienza, anche se ne avremmo motivo. A chi ci insulta rispondiamo che non abbiamo nemmeno il tempo di rispondere con gli insulti. Mentre ci insultano, noi diciamo che siamo impegnati per cambiare l'Italia e voi per provare a vincere le elezioni, per migliorare e cambiare anche quello che è il nostro radicamento, il nostro rapporto con i territori. Vedete, a Grillo e a Piero Pelù, che ci hanno, come dire, no, sbeffeggiato, io risponderei così: solo chi è ricco di suo, come Grillo, o solo chi può permettersi la fiorentina a pranzo e a cena, può permettersi di prendere in giro un provvedimento che porta chi vive con 1.000 euro al mese di averne almeno 80 ogni mese in più. Raccontiamolo, diciamolo, non perché l'elemosina, la ragione dei mini, è la più grande redistribuzione che dal dopoguerra questo paese ha conosciuto. Non c'è mai stato un contratto collettivo di lavoro tra parti sociali, sindacali e imprenditoriali che ha portato a un aumento netto secco per sempre come quello. Guardate, siccome l'ha detto l'altro giorno Bertinotti, che non è che ci voterà, io credo di poter usare la frase di chi non è, è un nostro avversario, per ammettere che comunque qualcosa è accaduto. E perché l'abbiamo fatto? Noi abbiamo in mente due pilastri su cui lavorare e fare in modo che il governo possa cambiare questo paese. Il primo pilastro sono le riforme istituzionali, con le quali non si mangia, con le quali non si arriva a fine mese, ne siamo coscienti, ma se noi faremo riforme che faranno funzionare meglio le istituzioni, ridaremo credibilità a ciò che oggi la gente guarda e che mediamente è portata a criticare se non a detestare. È uno dei problemi che ho detto all'inizio. Allora anche qui guardate, raccontiamolo in giro oggi che gli strumenti li abbiamo. Noi l'anno scorso abbiamo fatto una campagna elettorale, quando incontravamo i grillini in piazza eravamo in difficoltà a dare i volantini, è vero o no? Oggi noi abbiamo cose da dire, da raccontare, vorrei dare qualche spunto per ognuno di noi. La prima cosa è sulla riduzione dei costi della politica. Quando ci raccontano che tolgono 30 milioni di euro di rimborsi elettorali, intanto è bene che aggiornino quei volantini, perché già sono stati dimezzati. Lo scorso anno voglio ricordare che andarono alle popolazioni colpite dai terremoti dal 2009 in poi.
e dall'altra parte in 3 anni andranno a zero, che comporterà anche un problemino di funzionamento dei partiti eccetera, ma l'abbiamo fatto consapevoli che non era stagione di stare noi qui a fare qualcosa con la puzza sotto il naso. Azzeramento dei rimborsi elettorali per tutti, ma a quei 30 milioni a cui rinunciano rispondiamo che noi con le riforme che Renzi e il governo hanno messo in campo si risparmierà a secco 1 miliardo di euro. Non sto a spiegare tutto perché non c'è tempo, ma voglio dire sostanzialmente che cosa vuol dire. Vuol dire riforme che portino a una riduzione dei costi della politica, ma contemporaneamente non vedano solo quello, ma vedano istituzioni che possano funzionare meglio. Non abbiamo superato le province. Quando dicono siete bugiardi perché non le avete cancellate, raccontano loro una bugia. Non si poteva fare perché bisogna intervenire sulla Costituzione e lo si farà presto, ma intanto col superamento, e d'altra parte basta carta canta, qualcuno che vi dice così chiedetegli bene, vediamo il 25 maggio quando vai a votare, se oltre alla scheda delle europee, delle regionali, delle comunali ti trovi quelle per la provincia, per la prima volta non ci sarà, saranno enti che spariranno, oggi sono diventati di secondo grado, ma perché l'abbiamo fatto? Non perché ce l'avevamo con qualcuno, ma perché volevamo portare in questo paese da 4 a 3 livelli di governo, lo Stato, le regioni e i comuni. E so bene che superare 110 province per evitare un neocentralismo solo regionale e per evitare che ogni comune faccia da sé, ragazzi, piccolo e bello non vale più, non vale più per l'impresa. Io vengo da una regione che sulla piccola media impresa l'Emilia Romagna ha vissuto e si è fatta ricca, ma che oggi nell'internazionalizzazione, nella globalizzazione ha bisogno di vederle mettersi insieme. E vale anche per i piccoli comuni, da soli con i bilanci che avete, cosa potreste fare? E noi abbiamo in mente una riforma che porti ad aggregare, a mettere in gestione associati i servizi, che possa incentivare anche la fusione dei piccoli comuni. Quello che voglio dire è che non potrà esserci in futuro un paese che abbia senza le province 20 regioni e 8.000 comuni. Bisognerà ragionare. So che tu sei portatore di una ragione, di un progetto anche sulle regioni, per un modello diverso in futuro. Io lo condivido, perché noi abbiamo bisogno di un paese che funzioni meglio, che abbia livelli di governo più stretti e che possa riformarsi. Faceva riferimento alla riforma della pubblica amministrazione. Ci saranno adesso 40 giorni in cui le parti sociali, ci mancherebbe, ma anche ogni singolo dipendente della pubblica amministrazione potrà scrivere al governo per fare critiche, portare suggerimenti eccetera. Leggevo stamattina un tweet di Marianna Madia, del ministro, che diceva che sta arrivando un'onda di risposte, di proposte. E sapete come è stata chiamata l'indirizzo internet, la mail? rivoluzione@governo.it, perché noi vogliamo fare una rivoluzione. A quello che contrappone una rivoluzione urlata e offensiva, noi vogliamo una rivoluzione gentile, civile, moderna, che porti ogni cittadino di questo paese a non dovere più nei prossimi anni, se vuole, pagare una bolletta, pagare una multa, chiedere la firma per fare un certificato, di doversi recare nei comuni, fare delle file o andare in altri enti dello Stato. Vogliamo che possa farlo comodamente da casa. Ci sarà un PIN unico, guardate che questa è una rivoluzione digitale ed è fatta per andare incontro ai cittadini e dirgli che noi vogliamo un paese in cui si semplifichi, sia più moderno, vengano i servizi messi in conto al fatto di andare incontro alle esigenze delle persone, che se perdono tempo perdono anche denaro, perché il tempo ha un costo, lo sappiamo e lo sapete bene. E dall'altra parte mettere insieme anche, da questo punto di vista, è l'accorpamento delle prefetture, il tema delle camere di commercio, mettere insieme ACI, PRA e la motorizzazione civile, insomma fare in modo che se tocca a noi, se tocca a voi, deve toccare anche tutti i corpi dello Stato. A proposito delle forze dell'ordine, parlavo stamattina con alcuni dei loro sindacati, il punto non è quante prefetture o questure hai solo, è quanti agenti stanno per strada, e quanto li togliamo dagli uffici, e quanta burocrazia in meno c'è per trovare risorse per mettere le persone in giro a garantire la sicurezza pubblica e dall'altra parte avere i soldi per pagare magari la benzina che deve andare nelle volanti che devono girare. Insomma, avete capito, in mente c'è una riforma istituzionale che poi certamente tocca anche il cuore dello Stato. Guardate, io sono un po' sorpreso di qualche nostro senatore, di cui ho peraltro amicizia e stima, che si affanna a provare a mettere in discussione una proposta che noi abbiamo approvato nella direzione nazionale del partito.
Se dicevi ditta prima, lo devi dire anche adesso. Se una maggioranza consistente di questo partito ha deciso ciò che proponeva già l'Ulivo, e cioè che bisogna, questo paese unico al mondo, superare il bicameralismo perfetto, perché? Non solo perché ridurremo di oltre 300 i senatori e ridurre di oltre 300 i parlamentari, mentre Grillo vuole tenere il Senato con me, è una risposta che diamo nelle piazze mentre facciamo campagna elettorale, ma è anche perché una sola Camera che fa le leggi, voi capite che riduce i tempi di approvazione delle stesse, e quando le famiglie, gli imprenditori, i lavoratori, i sindaci devono decidere a volte in pochi giorni, in poche settimane un provvedimento, la gente normale guarda Camera e Senato, vede il ping pong istituzionale di leggi che ci mettono anni per essere approvate. Ma possiamo andare avanti così? E dunque è una riforma complessiva, e allora io dico questo, guardate, abbiamo 20 giorni, mi auguro che al di là di come la si pensa in un grande partito, per forza e per fortuna ci sono sensibilità diverse, ma adesso si lavori insieme a Matteo Renzi, insieme al governo, e tutti quanti diamo una mano per provare davvero a portare a casa riforme che i cittadini, gli imprenditori, i lavoratori aspettano, e che questo paese, penso, non abbia bisogno di vedere mettendoci di nuovo a litigare. Io sto girando tutta l'Italia e ovunque vado, indipendentemente da chi uno ha votato al congresso, tutti mi fermano per dire: oh, mi raccomando, non ricadete in ciò che ha distrutto spesso il centro-sinistra e anche ogni tanto il Partito Democratico, di tornare a mettervi a litigare tra di voi, classe dirigente. Questo, dateci una mano a farlo, stiamo uniti, è il momento adesso di una sfida che è talmente forte, importante, che allora deve tenere insieme le europee, e concludo sul tema delle amministrative. Allora, noi sappiamo perfettamente quello che hanno sofferto gli amministratori in questi anni. In questi anni i provvedimenti dei governi che si sono succeduti mediamente hanno messo in ginocchio le comunità locali. I trasferimenti della spesa verso la periferia sono sempre stati molto tagliati, mentre al centro spesso, Giovanni lo potrebbe dimostrare con i numeri, è aumentata la spesa dei ministeri. Noi abbiamo bisogno di riequilibrare, abbiamo bisogno di fare in modo che le risorse arrivino. Allora, vedete, un voto importante al PD in Europa cosa servirebbe, ad esempio? Anche i territori, sì. Perché noi, quando diciamo che non vogliamo sforare il tetto del 3% di deficit, perché le responsabilità di chi ci ha governato in passato in questo paese non possono ricadere sulle spalle di altre popolazioni europee, ma siccome i compiti a casa nostra li stiamo facendo e li faremo bene, noi pretendiamo che tra quel 2,6 e quel 3% si possa utilizzare quel margine di miliardi di euro, perché possano essere scomputati ad esempio gli investimenti pubblici da quello che è lo sforamento del deficit. Sapete perché? Perché io ho fatto un calcolo nella mia regione, immagino quante sarebbe qua. Da noi ci sono 1 miliardo di euro nei cassetti dei sindaci dei 350 comuni dell'Emilia Romagna. Fate voi il calcolo nella proporzione che avete. Sono soldi delle tasse dei vostri cittadini che non possono essere spesi, anche quando sono comuni virtuosi. Perché? Perché c'è un cosiddetto patto che io chiamo di stupidità, che certamente per non far sforare il deficit, però fatto in condizioni e con norme sbagliate, ha prodotto che una recessione è diventata come un cane che si morde la coda. Quello, io non sono un economista, ma potrebbe spiegarmi qualsiasi economista che nei momenti di recessione per le economie degli stati bisognerebbe immettere un po' anche di finanza pubblica, di soldi pubblici, di investimenti. Si chiamano politiche anticicliche, per andare incontro a dare un po' di ossigeno a lavoratori e imprese. E noi l'abbiamo fatto da un punto di vista del taglio all'IRPEF, e lo faremo anche sull'IRA, alzando al 25-26% la tassazione sulle rendite finanziarie, non i bot, state tranquilli, non i risparmi delle famiglie, ma andare a colpire coloro che in questi anni hanno guadagnato tantissimo avendo una tassazione che era la metà dei loro partner europei. Noi andiamo a chiedere a chi si è arricchito in quel modo di mettere qualcosa in più, che andremo a mettere al taglio del 10% dell'IRA, perché oggi per i nostri imprenditori uno dei problemi di sofferenza di competitività con i loro colleghi europei sta anche nel troppo elevato costo del lavoro. In Italia, per chi le paga, le tasse sono troppe, siano lavoratori dipendenti, siano imprenditori onesti e per bene, e lì bisogna intervenire. Ma noi potremmo dare un colpo all'economia positivo se noi potessimo dire che su due grandi capitoli, le infrastrutture, che è uno degli altri elementi di poca competitività per attrarre imprese dall'estero, il secondo, il dissesto idrogeologico, per le ragioni che ho detto prima, noi abbiamo bisogno su questo di fare una grande battaglia in Europa affinché ci siano decine di miliardi di euro che possano essere spesi nei prossimi anni, che verrebbero a merito e a patrimonio di un territorio come questo, che ha sofferto per il terremoto e con tutto quel disastro che è accaduto, ma anche per le alluvioni, è vero o no?
per il dissesto che si trova venendo verso l'Italia, e d'altra parte l'Italia, guardate, ormai è messa tutta così, non c'è una regione che si salvi. Insomma, abbiamo bisogno di dare l'idea che vogliamo liberare risorse, che vogliamo mettere in campo misure economiche che tra il taglio del costo del lavoro sui lavoratori e sugli imprenditori, la riforma del mercato del lavoro, non per togliere diritti ai lavoratori, ma anche per dirci la verità, perché la politica deve essere onesta con se stessa. La riforma Fornero era stata pensata per stabilizzare di più i precari. Sapete cosa dicono le cifre? Che è accaduto l'esatto contrario. Dobbiamo fare in modo che non si precarizzi di più, ma anche che si renda più agevole per gli imprenditori assumere dei giovani che altrimenti rischierebbero di stare senza lavoro. Ora allora andare al voto in queste condizioni, e andare al voto in condizioni di un paese che ha molta gente che soffre, che sta peggio di prima, ma è anche vero che mentre qualcuno fa leva sulla disperazione, diciamoci la verità, noi dobbiamo far leva sulla speranza, ridare l'idea che si possa ripartire. Allora, ha detto bene Legnini, non è un problema di avere governi dello stesso colore per forza, ma se il governo del paese ce la può fare, e le elezioni europee darebbero una mano in questo senso, e dall'altra noi riconquistiamo le regioni e tanti comuni italiani, tenendo quelli che governiamo, ma se penso a questa terra, penso a città come Pescara e Teramo, per cui siamo all'opposizione, penso anche a alcuni comuni di questa provincia, noi daremmo una mano davvero anche al governo del paese, al governo Renzi, a poter avere una filiera in cui si interloquisce molto di più. Si sta lavorando per togliere il patto di stabilità completamente per tutti i comuni sotto i 5.000 abitanti, e il prossimo anno bisogna andare al superamento del patto di stabilità per tutti i comuni, Giovanni, con delle norme, come dicevi tu, che permetta non di sforare il deficit, ma di fare in modo che la ripresa degli investimenti dimostri all'Europa che è la strada unica per poter crescere anche lei, perché l'Europa dell'Italia ha bisogno, noi abbiamo bisogno dell'Europa, ma è anche vero il contrario. A testa alta dobbiamo fare questa battaglia. Allora io mi auguro che qui le cose possano andare bene, si è fatto bene a fare coalizioni larghe, si vota a turno secco. Abbiamo bisogno di costruire un nuovo centrosinistra anche per le sfide future. È la prima volta, non mi era mai capitato in tanti anni che faccio dirigente politico, o ho fatto per tanti anni l'amministratore, di vedere noi la capacità di attrarre molto più di prima anche quel civismo che non vuole stare nei partiti, ma che in passato mediamente andava con la destra o si metteva nella protesta, ad esempio Grillina. Noi abbiamo fatto bene, cioè per dire: guardate, non volete stare nei partiti, bene, fate un patto con noi, assumetevi le vostre responsabilità, perché il giorno dopo, a forza di protestare, si è visto che in un anno, poi, se io vi chiedo a voi, mi dite un provvedimento grazie al governo, grazie al Movimento 5 Stelle che è stato approvato al Parlamento, non ve ne ricordate uno, mentre noi abbiamo bisogno di dire che grazie al lavoro di chi si prende le responsabilità, e in questo senso i sindaci, i candidati a sindaco, coloro che si candidano alla regione, hanno degli strumenti anche in più di rapporto col territorio, e facendolo mettendo persone che sanno cosa vuol dire il rapporto col territorio, io penso che da questo punto di vista siamo più credibili. Allora io voglio fare in bocca al lupo a tutti i candidati, anche il comune di 40 abitanti, se viene vinto, è un mattoncino che può crescere una fila che la sera in cui faremo i conti ci potrebbe dare qualche soddisfazione in più. Bisogna vincerli più che si può, ed è certo però che la sfida di una regione come questa è decisiva. Se vogliamo dimostrare che in 3 mesi, ho detto prima, 3 grandi regioni dopo la Sardegna, col Piemonte riusciamo a farci. Qui ci siamo affidati, peraltro attraverso le primarie, ad una personalità che è stato un grande amministratore. Allora vedete, io non ho dubbi, il rinnovamento, eccetera. Dicevo l'altra sera, io non ho mai visto tanti giovani nelle nostre liste, ovunque vado, presenta le liste. Poi insieme ai giovani abbiamo anche i diversamente giovani, che ci possono però con la loro esperienza dare una mano, anche perché governare non è una passeggiata. Se volete venire nella mia regione, venire con me a Parma, troverete chi aveva promesso davanti a 10.000 persone e urlando che non si sarebbe aperto l'inceneritore, che avrebbe abbassato l'IMU, è rimasta la più alta d'Italia, che si sarebbero abbassate le rette delle materne, sono aumentate. Vedete, l'etica pubblica non è solo essere persone oneste, precondizione, e anche non raccontare balle in campagna elettorale. L'etica pubblica è fare in modo anche che se dico che farò quella cosa, io quella cosa devo essere in grado di dimostrare di farla. La colpa non era loro, c'era un bilancio sfasciato, ma se ti candidi per garantire e governare la tua comunità, devi anche sapere che quelle cose le devi saper fare, altrimenti i tuoi cittadini non staranno meglio il giorno dopo. Allora quello che dobbiamo dire è che anche noi, anzi noi vogliamo la rivoluzione di questo paese, vogliamo portarlo meglio e più moderno in Europa, ma vogliamo anche che nei territori ci siano persone capaci e competenti, come è sicuramente Luciano e come sono tanti candidati che si candidano a governare queste terre, perché noi lo vogliamo fare in una filiera, questo sì, di responsabilità, che provi nei
nei prossimi anni a fare questo un paese in cui riparta la vera emergenza, l'occupazione, il lavoro, e questo lo si può fare se il livello di rapporto tra governi, territori, investimenti e in Europa è una battaglia che insieme viene fatta per cambiare l'Italia, per ammodernare le nostre istituzioni, ma soprattutto per dare una risposta a troppe persone che rispetto a qualche anno fa stanno peggio di come stavano prima. Io credo che ce la possiamo fare, guardate. È dura, lavorate, in nessun comune d'Italia, neanche da dove vengo io, si può dire di aver già vinto ormai. Il periodo è questo, ma è anche vero, ve lo garantisco, che dei 4.000 comuni italiani in cui si va al voto, in tutti siamo per la prima volta competitivi. Non si racconti che si è già vinto, non si ceda alle polemiche, si lavori pancia terra nei prossimi 20 giorni, stando non nei circoli chiusi, nelle piazze, nei luoghi di lavoro, nei mercati, al bar, a raccontare quello che il governo sta facendo, che è vero, e a raccontare come volete trasformare le vostre comunità. In bocca al lupo, io penso che se lavoreremo così, forse il 25 sera scopriremo ciò che solo qualche mese fa non pensavamo fosse possibile. In bocca al lupo. Tre minuti proprio perché Stefano è stato enciclopedico. Voglio pulire, grazie comunque. Grazie a chi ha organizzato questa bella riunione, questa bella assemblea.